Scusate se abbiamo un po' capovolto i lavori, però credo che così, vuol dire, no, sapere che giudizio ci danno rispetto a una sorta di esame. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e non mi aspettavo di partecipare a una domanda, a una tavola rotonda, insomma, cioè mi aspettavo di portare i saluti della mia Camera Sindacale della UIL di Rimini e dell'Unione Regionale. Però mi fa molto piacere perché è la seconda volta che io partecipo ad un'iniziativa della Wilcom. E qualche mese fa ho partecipato a Rimini a un seminario del coordinamento delle pari opportunità ed oggi partecipo a questa assemblea che secondo me è un'esperienza bellissima. Il segretario chiedeva appunto e quali impressioni ho avuto da questa indagine che è stata fatta e, insomma, dai delegati, dai rappresentanti sindacali nei territori, nelle aziende dove voi operate. Beh, io penso che sia un'iniziativa bellissima, nel senso che questa indagine fa riflettere molto. Allora, noi usciamo da... l'anno scorso abbiamo avuto la conferenza di organizzazione della nostra organizzazione e l'obiettivo che è uscito da quella conferenza è appunto quella di radicarsi sempre di più nel territorio ed infatti da questa indagine è emersa l'importanza del territorio, l'importanza dei nostri rappresentanti sul territorio che sono appunto, che siete voi, che sono le RSU, che sono le RSA, che sono gli RLST, che vivono quotidianamente a contatto con i lavoratori, che poi questi lavoratori, non dimentichiamoci, sono anche cittadini di quel territorio e quindi che devono dare risposte, ma risposte sempre più collegate, come si diceva prima, ad una rete, perché appunto la UIL si deve strutturare maggiormente, sempre di più, quindi qui il ruolo del territorio, con un sistema di rete, che non vuol dire rete, come diceva il collega prima che ha rappresentato, solo la rete della comunicazione, ma la rete dei servizi, perché vedete, io che vivo quotidianamente a contatto con il territorio, essendo segretaria di una piccola camera sindacale, quindi vivo diciamo, i disagi di quello che questa crisi ci fa percepire quotidianamente, la gente ha sempre più bisogno di risposte, ma risposte subito, non tramite il web o l'SMS, benissimo le informazioni al nostro interno, ma la gente che viene da noi, che ci chiede di dargli risposte, come ad esempio il patronato, che è quello che deve dare risposte in merito alle varie legislazioni diciamo, di tutele e di assistenza, al CAF che deve dare risposte in merito al sistema fiscale che abbiamo con le detrazioni e tutto quello che ci sta dietro. Ed è questa l'importanza di lavorare, secondo me, a stretto contatto tra la confederazione, cioè la Camera Sindacale e le categorie. E questo purtroppo, io lo devo dire, a volte manca. Cioè io non do la colpa, cioè è un dilemma che stiamo discutendo da tanto tempo anche nella nostra organizzazione, però c'è uno scollamento a volte, io lo vivo, insomma, io dico la mia realtà, la mia, tra la categoria e la confederazione, cosa che non può più essere e non deve essere, perché noi abbiamo bisogno di lavorare unitariamente, creare quel sistema di rete. Infatti alcuni passi avanti li abbiamo fatti, nel senso che adesso ci sono le categorie con i loro, insomma, funzionari a cui abbiamo dato delle password per poter lavorare anche tramite il patronato, per fare i conteggi della pensione, per, insomma, c'è una serie di cose che si stanno facendo in questo senso, ma le dobbiamo fare sempre di più, perché appunto i cittadini, come diceva prima insomma, il collega, il ragazzo che ha concluso appunto a termine dell'indagine, dove chiedono sempre di più, diciamo, la partecipazione attiva, quindi di essere presenti, noi dobbiamo essere presenti, anche perché guardate, secondo me
non si giocheranno più, diciamo, alcune cose a livello nazionale, sì, il contratto nazionale, ma molte cose si giocheranno, e soprattutto per quanto riguarda i servizi, quindi i bilanci coi comuni, la contrattazione territoriale, nel territorio, perché è lì che noi andremo a agire anche sul fronte dei servizi, quindi dei servizi a domanda individuale, quindi nidi, i servizi per gli anziani, ed è lì che si giocherà il prossimo futuro. Quindi l'importanza della contrattazione di secondo livello e anche l'importanza di voi, delegati, voi RSU, di essere presenti al fianco di chi va a contrattare in quei luoghi per cercare al meglio le soluzioni. Io ho finito il mio intervento, vi ringrazio, mi ha fatto tantissimo piacere partecipare a questa iniziativa. Grazie.